e trovo due personaggi splendenti con una tuta bianca più argentea, splendenti, avevano nei polsi degli anelli, avevano delle apparecchiature, avevano i capelli lunghi, e quando io li ho visti era tale la mia emozione che sudavo completamente, ero disidratato. E mi fanno: ti abbiamo aspettato figliolo, vieni, devi dettare questo messaggio agli uomini di scienza e ai capi di Stato, di smetterla con gli esperimenti nucleari, altrimenti sarà la fine di questa generazione. Per quanto questi signori che io ho incontrato non fanno parte del ramo esecutivo, ma del direttivo, perché sono mutanti, hanno la capacità di mutarsi, di mutare, di cambiare attraverso un cambio di frequenze. Ho capito. Biopsichiche. E allora noi adesso diamo un altro documento. Noi adesso diamo un altro documento, questa volta un documento sonoro. Ecco. Sì. Che è la registrazione di una conversazione radiofonica avvenuta qualche anno fa. Quanti anni fa, signor Siragusa? Molti anni fa. Tra il signor Siragusa, che era ad una postazione radio, appunto, un baracchino come si usa dire in gergo, e degli extraterrestri in volo in un'astronave molto distante dalla Terra. Comunque c'era un tecnico che provava la direzionale e io avevo il registratore acceso. Ad un certo momento questo tecnico fa bre bre, parlava un inglese, e a questo bre bre risponde, mette tutto a fondo scala e risponde una voce modulata. Avanti, la sentirete. Adesso la sentiremo. Adesso la sentiremo. Io ho bisogno di chiarire un attimo, un piccolo dettaglio. La voce del signor Siragusa è comunque molto comprensibile, perché chiaramente il microfono era era a pochi centimetri dalla bocca del signor, dalla voce del signor Siragusa, vicinissima, mentre invece la voce di questi fratelli del cosmo era 460.000 chilometri di distanza. Ecco, di conseguenza ha degli aloni che renderebbero difficile la comprensione per chi adesso ascolta. Quindi noi abbiamo provveduto, nel momento in cui c'è la voce degli astronauti, a mettere dei sottotitoli che scorreranno. Non la possiamo far ascoltare tutta perché è molto lunga, anche perché loro parlano molto lentamente. Molto lentamente perché c'è un sistema di modulazione. Ho capito. Nella loro emissione. Ho capito. Quindi adesso pregherei il nostro tecnico di far partire la registrazione. Fratelli, noi stiamo registrando. Diteci se passate stasera alle ore 10, alle ore 22, noi vi aspetteremo sopra la terrazza. Dateci conferma. No.
Dottore Cusa. Dunque, bisogna precisare, perché non vorrei che fraintendessero alcune persone. Dunque, loro quando parlano di clessidra, parlano di una clessidra elettronica che io ho visto nel disco volante, che è capace di misurare il tempo di tutto l'universo. E ancora oggi, purtroppo, cari amici, gli uomini credono di essere al centro dell'universo. Credono che la Terra sia il deserto del Sahara e che l'uomo sia al centro di 180, 150 bilioni di universi. No! La Terra è un granello del deserto del Sahara, è un goccio, una goccia dell'oceano, non è l'oceano. Ora, questi esseri che vogliono contattare i terrestri per avvertirle che siamo in precinto di autodistruggerci, cercano delle menti, dei cuori, degli spiriti disposti a collaborare, quindi fanno dei sondaggi. Ditela la verità, perché la verità soltanto può salvare questa umanità. Se non accettate la verità, se non accettiamo l'aiuto che questi esseri ci danno con tanto amore, con tanta devozione, di questa generazione non rimarrà nemmeno memoria. Gli dice non uccidere e l'uomo uccide, non commettere adulterio e l'uomo commette adulterio. Non... ecco, le regole bisogna, la legge del padre deve dominare. E allora sulla terra regnerà la luce che vivifica le anime, che vivifica la vita, che dà respiro, che fa gioire tutte le stelle dell'universo. Questo avverrebbe. Sono tornati di attualità anche gli UFO dell'Etna, ma vediamo il servizio. Sul nostro vulcano alla ricerca dello straordinario. Lo scenario sembra riproporre il set del film Incontri ravvicinati del terzo tipo. Queste suggestive immagini, registrate la scorsa notte dal nostro operatore di ripresa Alfio Torrisi con l'assistente Silvio Panasci, sono state effettuate sull'Etna nel corso della diretta televisiva che Rai 3 ha mandato in onda nella trasmissione Filò. Il fascino della notte, dell'imprevedibile, di qualcosa che spaventi, che insomma suggestioni, ha tenuto con il fiato sospeso non soltanto coloro che erano a casa, ma anche i presenti. Momenti di mistero e incredulità si sono vissuti quando, ad esempio, è stata mandata in onda la registrazione della conversazione tramite radio che Eugenio Siracusa ritiene di aver avuto, molti anni addietro, con i fratelli del cosmo. In sovraimpressione si possono anche notare le parole pronunciate dagli extraterrestri. La trasmissione ha vissuto poi anche dei momenti di tensione, non appena Siracusa ha sottolineato come il mondo andrà presto in rovina se non si avvedrà. Il potere economico e non quello politico sta portando alla rovina l'umanità. I giovani, i tanti giovani che popolano il mondo, presto se ne accorgeranno se non si farà qualcosa. La verità fa male, e quando fa male la verità si vuole fermare a tutti i costi. Invece la verità la si può ostacolare, ma mai fermare, costi quel che costi. Non c'è quindi da avere paura degli extraterrestri? Paura di chi? Di coloro che fanno buon profitto dell'intelligenza? Bisogna aver paura di coloro che fanno cattivo profitto dell'intelligenza, di quelli sì. Lei diceva durante la trasmissione che l'uomo dovrebbe stare attento al futuro. Sì, sì, al futuro, perché se continuiamo di questo passo di questa generazione non rimarrebbe nemmeno memoria. Guardi, io ho detto 10 anni fa, presto di quest'acqua non ne avrete più, di quest'acqua da bere non ne avete più. Bene, vi risulta a voi che ci sia acqua pulita?
Negli anni Ottanta, il cielo affida a Eugenio la preparazione di un ragazzo di nome Giorgio Bongiovanni, destinato a svolgere un programma prestabilito. Dopo alcuni anni dedicati alla divulgazione, Giorgio Bongiovanni inizia il suo percorso personale. Alla fine di agosto del 1989, su richiesta della Madonna che gli appare, si reca a Fatima, accompagnato da un folto gruppo di amici. Ma durante la loro permanenza non accade niente. Sgomento e angosciato, telefona ad Eugenio, che lo invita a tornare da solo e deporre in nome suo un fascio di rose rosse ai piedi della quercia delle apparizioni. Il cielo manifesta già al giovane strumento quanto la realizzazione del suo programma sia legata alla guida e alla tutela di Eugenio. Seguendo le sue indicazioni, il 2 di settembre del 1989, Giorgio Bongiovanni riceve le stigmate alle mani e un chiaro e preciso compito. Per i più antichi collaboratori di Eugenio, che accompagnano Giorgio Bongiovanni nei suoi primi viaggi internazionali, le differenze comportamentali e metodologiche sono evidenti, anche perché costui esprime subito la volontà di agire in modo proprio e autonomo. Il 4 luglio del 1992, 2 anni e mezzo dopo la stigmatizzazione, finalmente Giorgio Bongiovanni incontra Eugenio. Dal secondo incontro emergono già le prime divergenze operative. Profondo conoscitore delle sottili forze dissuatrici, Eugenio invita Giorgio Bongiovanni ad evitare situazioni e tematiche che esulano dal compito affidatogli. Anche se Eugenio continua ad avallare pubblicamente l'operato di Giorgio Bongiovanni, speranzoso in un suo ritorno al programma iniziale, negli incontri privati i dissensi diventano sempre più profondi. Eugenio non condivide gli estremismi né le deviazioni ideologiche. Quando l'allontanamento diventa irreversibile, Eugenio si distacca totalmente e definitivamente. Più volte prega Giorgio Bongiovanni di non divulgare il suo materiale, di scegliersi un simbolo proprio e di non usare più l'aquila nel sole, conosciuto a livello mondiale e associato alla sua figura. Ma Giorgio Bongiovanni si rifiuta. Vedere i suoi messaggi, il suo stemma personale in libera vendita su riviste e cassette provoca in Eugenio un dolore profondo e un rammarico che lo accompagneranno sino al suo ultimo respiro. Coinvolto suo malgrado in una metodologia che non gli appartiene, l'8 febbraio del 1998, in una lunga intervista al direttore della rivista Alieni, Eugenio ribadisce ancora una volta il concetto fondamentale della sua opera. La verità non si vende e non si compra. Il 28 marzo del 1998 avviene in forma privata l'ultimo incontro personale tra Eugenio e Giorgio Bongiovanni. Discernimento, la virtù del discernimento. E allora non vi possono fare niente, né Lucifero, né Satana ha l'ordine di provare tutti coloro che hanno sviluppato la virtù del discernimento. Gli anni 90 segnano un progressivo allontanamento di Eugenio, che così scrive: devo portare a termine la parte finale della mia missione e per tale motivo ho bisogno di solitudine e di massima serenità. Il mio mutamento è iniziato e mi sento già estraneo a quanto questa dimensione propone. Ora tollero con molta fatica questa forma e questa sostanza. Ora sogno più che mai la mia reale natura, la mia vera patria, dove la notte è giorno e il giorno splendore. Ora sento più che mai il bisogno di vedere trionfare la giustizia del Padre glorioso. Le sue preoccupazioni, però, non accennano a diminuire.
in uno dei suoi messaggi, ribadisce: mi hanno detto e ridetto più volte di ripeterlo, la situazione è molto, ma molto grave. Siete sul sentiero dell'autodistruzione. Voi terrestri siete bravissimi a distruire la perfezione distruttiva. Sono palesi gli effetti autodistruttivi di questa generazione, che si ostina ad ignorare l'indispensabile necessità di curare le crescenti anomalie. Invita ancora le autorità preposte ad usare le energie alternative. Ancora non si sono ravveduti che l'energia nucleare è devastante e distruttiva per il pianeta. Difatti il pianeta è morto ammalato. E lo sanno gli scienziati. Loro mi hanno raccomandato 40 anni fa di agli scienziati di non proseguire in questa scienza deleteria, ma di sfruttare l'energia solare. Che dobbiamo dare il messaggio alla gente di badare alla gioventù, intanto, perché la gioventù è in uno stato di perdizione totale. Avete visto l'altra settimana 30 morti, 20 erano già giovani che si erano suicidati, perché si ammazzano, non hanno più desiderio di vivere in questa società. Mancano un po' i valori. Sta diventando, non solo, sta diventando una società malsana, dove il diritto è trascurato, soprattutto il diritto dei giovani. Che è importante, perché è la linfa della vita, la gioventù. E dobbiamo tenere in seria considerazione ogni loro passo, ogni loro atto evolutivo. E non lasciarle alla deriva e sfruttarla. Questa gioventù non è giusto. Loro la chiamano ARPAR. ARPAR. Che significa cosa? La peste dei neuroni del cervello. E cioè una malattia che nasce? Una malattia che nasce per inquinamento radioattivo, per inquinamento, per i veleni che ci mettono nei cibi, cioè per una serie di avvelenamenti e di reazioni, fino al punto che un ragazzo o un uomo può uscire la pistola, pum 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 pum, la moglie, i figli, e poi si spara lui. Questo è l'ABAR. In quel periodo, numerosi eventi e diverse scoperte scientifiche confermano la veridicità delle sue passate dichiarazioni. Il 25 marzo del 1995, giorno del suo 76esimo compleanno, a Via Grande, un paese poco distante dalla sua abitazione, la statua di una Madonna piange lacrime di sangue. Una volta ancora, il celeste e materno amore consola la tristezza e l'afflizione del suo cuore. Giorno dopo giorno, cresce in Eugenio il desiderio di ritornare al suo roseto solare, ovvero alla dimensione superiore che gli appartiene, e così aspetta il giorno e l'ora. Quando mi pensate con il vostro cuore, guardate il sole con gli occhi dello spirito. Fatevi investire dalla sua luce e pensatemi. In quel momento io entrerò dentro di voi. Figliolo della mia luce, sono colui che ami in ogni battito del tuo cuore, in ogni respiro dell'anima, in ogni soave vibrazione del tuo spirito. Sono io, figliolo, poi mantas. Ascolta e gioisci. Il tuo roseto è fiorito nella stanza dell'eterna beatitudine. Il tuo ritorno in seno alla luce che ti ha creato. Quindi non mi ha creato soltanto mia madre e mio padre,
mi ha creato la luce, la sua luce. Rallegra il tuo spirito, figlio mio, affinché gioisca ogni cosa che ti circonda da me. Il tuo servizio è stato gradito dalle potenze del cielo e della terra, che si adoperano a conservare intatto ciò che io creo e nutro. Il fuoco, l'aria, l'acqua e la terra conserveranno eterna memoria del tuo amore e della tua giustizia. Spera serenamente, perché il giorno si approssima nel trionfo del mio amore per te. Abbi tanta pace, poi vante se ti ha parlato. Io aspetto questo giorno con un'ansia incredibile, ma non per ritornare nel Roseto, per essere utile al padre, di fare tutto il resto che mi resta da fare, per poter salvare il salvabile. Perché se me ne vado, il salvabile, il chiamato, io lo terrò sotto controllo affinché venga eletto. Quindi tu lavorerai anche quando te ne vai da qui? Sì, lavorerò molto, molto di più di quanto non ho lavorato in 50 anni. E quindi aiuterai tutti queste persone che rimarranno sulla terra a lavorare per questa missione? Certo, lavorerò per te, lavorerò per lui e lavorerò per tutti coloro che tu hai saputo col tuo spirito aiutare ad essere collaboratrici, collaboratori di una verità che fa piacere a Dio e a Cristo. Quindi all'amore e alla giustizia. Esatto. No, alla giustizia e all'amore. Cambiamo. Con l'inizio del nuovo millennio, l'attesa di Eugenio si fa sempre più trepidante. Egli sa che l'agoniato giorno e la sospirata ora sono nell'alba di questo tempo. Ciò malgrado, si rivolge ancora una volta all'umanità. Nell'aprile del 2006, poco dopo il compimento del suo 87esimo compleanno, una nota rivista ufologica gli dedica un ampio servizio. Ma oramai il suo spirito è proteso al ritorno nella sua reale dimora, la sua ambita patria di luce, che raggiungerà il giorno 27 agosto in un alito di pace e di serenità. L'ansia di ripartire, di non essere più morto in questo mondo di inganni e di miserie spirituali, l'ansia di ricevere la carezza della morte, ristoratrice e liberatrice, l'ansia di ritrovare la luce eterna e il bene incomparabile della vera libertà, del reale amore, dell'immutabile felicità, l'ansia di non essere più un vivente tra i morti e di cavalcare il vento, l'etere e le energie del sole, della luna, delle stelle, l'ansia di essere ciò che realmente sono, Eugenio. Amici, vi ricordo che io sono un vostro amico e che non mi duole affatto soffrire per amore vostro. Lo faccio ben volentieri, costi quel che costi, ma lo faccio perché io amo l'uomo
spero tanto nella sua salvezza.